Buongiorno a tutti, sono Tommaso Di Donato, fotografo paesaggista di Bologna. Sono qui con voi alle cascate del Dardagna per presentarvi il nuovo portafiltri di AIDA. AIDA ha fatto un grandissimo lavoro dopo aver sviluppato il suo primo portafiltri, ascoltando i fotografi e avendo il loro feedback per cercare di migliorarlo ulteriormente. Il primo portafiltri, completamente ricavato in acciaio, con degli anelli adattatori molto sottili e snelli, è stato un prodotto veramente eccezionale, ha un rapporto qualità-prezzo veramente notevole. C'erano però delle limitazioni, AIDA ha ascoltato il feedback dei fotografi per riuscire a farlo secondo quanto veniva suggerito come modifiche, ed è per questo che proprio adesso, in questi giorni, ha presentato il nuovo Holder Pro. Il nuovo Holder, sempre ricavato in acciaio, si distingue dal portafiltri precedente per alcuni piccoli accorgimenti assolutamente indispensabili per un fotografo naturalista o paesaggista che fa grosso uso di filtri. Il portafiltri arriva nella sua classica custodia morbida, in cui all'interno trovo alloggiamento sia l'holder stesso sia gli anelli adattatori, che vengono comprati separatamente. Cosa differenzia fondamentalmente questo portafiltri dalla sua versione precedente? Le differenze sono notevoli. AIDA ha fatto un grande lavoro raccogliendo le informazioni e i suggerimenti dei fotografi. La prima cosa che salta immediatamente all'occhio è la presenza di questo anello girevole. Questo permette di ruotare il polarizzatore circolare, che viene inserito all'interno del portafiltri stesso e non necessariamente prima, come era obbligatorio fare con la versione precedente. È subito visibile la ghiera di protezione la guaina di protezione dalla luce, che in questo caso è già incorporata nel portafiltri e non è necessario utilizzare quella collegata ai filtri stessi. In questo caso, se il filtro che io possiedo presenta già una guaina, è necessario ricordarsi di avere l'accortezza di montarla con la guaina verso il soggetto e non girata all'interno. Il filtro è composto da due parti separate che vengono bloccate tramite questa piccola vite di rotazione, e questo è il terzo grandissimo miglioramento rispetto al filtro precedente. Vedremo dopo, mentre lo montiamo, il perché. L'utilizzo dell'AIDA Holder Pro è molto semplice. Per prima cosa andiamo a montare l'anello adattatore sull'obiettivo. È importante ricordare che l'anello adattatore per l'Holder Pro non è compatibile con quello della serie precedente, in quanto la fattura è leggermente più sottile, sono più fini per limitare gli spazi e evitare ogni genere di vignettatura fino a 16 mm. Andiamo a montare l'anello. A questo punto, come abbiamo detto prima, il nuovo Holder Pro è formato da due differenti parti. Per il montaggio andiamo a disassemblarlo, svitando l'anella laterale, la vite laterale, e andando a fare combaciare i due triangoli posti lateralmente all'anella. A questo punto, con le due parti, andrò per prima cosa a fermare all'anello adattatore il primo anello del portafiltri. In questa prima parte è contenuto l'anello girevole che andrà a comandare il nostro polarizzatore circolare, dopo vedremo in che modo. Andiamo a prendere il nostro polarizzatore circolare, è venduto separatamente rispetto all'holder stesso, e lo andiamo a montare all'interno del nostro anello. Il polarizzatore circolare presenta una digrinatura sul bordo esterno che ci aiuta e ci facilita in fase di smontaggio e rimontaggio. A questo punto non ci resta che montare l'ultimo pezzo del nostro holder, cioè la parte esterna in cui ci sono i veri e propri portafiltri. Per fare questo devo tornare a far combaciare i triangoli bianchi posti sull'holder e sull'anello intermedio. Il mio anello è montato, posso bloccarlo in posizione semplicemente utilizzando la vite laterale.
L'introduzione di questo sistema di bloccaggio da parte di AIDA è stato un elemento veramente innovativo e molto importante. Infatti, quando vado a utilizzare più filtri uno sopra l'altro, può succedere che, inserendo il primo e andando a posizionarlo secondo quanto desiderato, mettendo dentro il secondo, vado a spostare l'allineamento perfetto che ero andato a cercare col primo. Avendo la possibilità di usare questa vite che va di fatto a bloccare la rotazione dell'holder, una volta posizionato il primo filtro, ad esempio un degradante, potrò inserire il secondo, ad esempio un neutral density molto scuro, senza rischiare di togliere l'allineamento precedentemente cercato. Andiamo a vedere come montiamo i filtri sull'adattatore stesso. Il nuovo adattatore Pro richiede un piccolo accorgimento quando vado a utilizzare i filtri a densità neutra. Per questo test ho preso AIDA, un filtro AIDA ND 1.8 della nuova serie Nano Pro Multicoded, che viene venduto col suo gasket, un anello in neoprene incollato al filtro stesso. L'anello serve per prevenire infiltrazioni di luce residua dall'esterno in situazioni di luce tangenziale o in tutti i casi di lunga esposizione. In generale, tutti i produttori di filtri a densità neutra particolarmente scuri vendono i propri filtri con un gasket. Nel momento in cui li andrò a utilizzare con il nostro Holder Pro, che è compatibile con tutte le marche di filtri più noti, devo avere questo accorgimento. A differenza di quanto faccio di solito, che utilizzo il filtro rivolto verso il soggetto e la guarnizione rivolta verso di me, dovrò montarlo a rovescio, perché la guarnizione è già presente all'interno del filtro stesso. In questo modo posso utilizzare il filtro, inserirlo comodamente nelle sue slitte, il filtro sarà in posizione e nessuna infiltrazione di luce sarà possibile, perché la guarnizione mi garantisce la tenuta alla luce. A questo punto non ci resta che provare il nostro nuovo holder con qualche scatto alle meravigliose cascate del Dardania.